Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al mio canale e oggi vi voglio presentare una haul di tutte le cose che ho trovato nel mese di marzo. L'ultima volta in cui sono stata a un mercatino dell'usato è stato il 17 marzo, anche perché avevo già speso tutto il budget che avevo per il mese e anche perché appunto poi è cominciata questa cosa del coronavirus. Qui ad Amsterdam ci sono ancora alcuni negozi che sono aperti, però appunto poi ho deciso di rimanere a casa. Ho un budget mensile di 100 euro, tra cui spendo 50 euro ai mercatini dell'usato e con gli altri 50 euro, dipende, non li spendo sempre tutti, ma mi compro magari delle scarpe di seconda mano online. Il 17 marzo avevo già speso 97,98 euro e quindi ho deciso comunque di fermarmi. I pezzi di questa haul li ho presi in 4 posti diversi o in 4 occasioni diverse e comincerò da, diciamo, il posto in cui ho pagato di meno fino al posto in cui ho pagato di più, che è poi il negozio vintage. Il primo, diciamo, evento a cui sono stata è stato un intercambio di vestiti, cioè uno swap party, li chiamano, ed è praticamente un evento in cui tu porti dei vestiti che non metti più e li puoi scambiare con vestiti di altra gente che non mette più i suoi, insomma, uno scambio di vestiti. L'entrata per questo evento era 1 euro e quindi, avendo preso tre pezzi, diciamo che ogni pezzo mi è costato 33 centesimi. Il primo pezzo che ho preso, che ho trovato, è questa collana. È una collana bianca abbastanza consistente, di legno. Queste due cose sembrano un utero quasi, sembrano due uova. E ho deciso di prenderla perché, diciamo che posso giocare un po' con magari un outfit bianco e nero, mettere un dolce vita sottile nero e mettere questa collana, risalta molto. Quindi vabbè, l'ho presa per giocare un po'. Il secondo capo che ho trovato in questo evento è questo, non so come chiamarlo, ha queste maniche bellissime, un po' a palloncino, lunghe. Non è un maglione, non è un cardigan, sono quelle cose che si legano in vita. In effetti anche questo non so se poi ho fatto un errore perché io sempre ho questo problema del seno troppo grande, a volte non so se mi dimentico. Non sono convinta al 100%, però secondo me comunque è un bel pezzo e vediamo adesso cosa ci farò. L'ultimo pezzo che ho trovato in questo swap party sono questi pantaloni stupendi, secondo me, molto anni 80. A parte la fantasia a righe, gialli, blu e bianchi, hanno proprio questa forma tipica anni 80. Le gambe hanno questa forma che fa così, tipica anni 80. Il materiale è jeans e denim e mi piacciono tantissimo, sono molto divertenti. Non ho quasi niente di giallo, quindi dovrò un po' vedere cosa fare, però appunto ho comunque cose blu e bianche con cui posso un po' abbinarlo. Il secondo posto in cui sono stata è il mio negozietto dell'usato preferito, che adesso purtroppo è chiuso. Ho trovato questi stivaletti, che sono dei stivaletti con questa parte elastica. Non sono proprio in perfettissime condizioni, ma sono piuttosto carini. Più che altro mi stanno comodi, sono comodi. Li ho usati molto finora, mi sono costati 3 euro. Sono contentissima che perlomeno posso camminarci decentemente perché ho questo problema al piede. Quindi per ora me li tengo. Un altro paio di scarpe che ho trovato sempre al negozietto sono queste scarpe scamosciate blu. Con dei lacci, sono delle scarpe carine e interessanti, cosa che a me insomma sempre mi attrae e sono ovviamente della mia misura. Sempre lì al negozietto ho trovato questo body di velluto un po' lucido, marroncino chiaro, con anche un ferretto qui. Ed è un body molto carino che può essere, diciamo, usato per, diciamo, dei look un po' più raffinati, magari per le feste. Questo velluto lucido sempre dà questo tocco un po' festivo, insomma. Questo mi è costato 2,30 euro. Poi ho trovato questa gonna a quadrettoni con questi bellissimi colori blu, rosso, un po' verde, no, verde no, insomma grigia. Mi piacciono tantissimo i colori, ovviamente poi a me piace tantissimo la, diciamo, la fantasia a quadrettini piccoli, quadrettini grandi, vedete, quadrettini piccoli, quadrettini grandi, mi piace tantissimo e quindi non avevo questi colori e quindi ho deciso di prenderla. Questa mi è costata 2,80 euro. Un'altra cosa che ho preso è questa gonna bianca,
plissettata, molto molto carina, e infatti stavo cercando una gonna bianca un po' invernale. Ho tantissime gonne estive bianche, ma ho solamente una gonna invernale bianca che non mi piace tantissimo, insomma, e stavo cercando una sostituta, una degna sostituta per la mia gonna invernale bianca. Questa gonna purtroppo non ha la fodera, però può essere appunto usata anche d'inverno con delle calze spesse. L'unica cosa che non mi convince al 100% è l'elastico in vita. Non mi sembra proprio chic, non è una cosa che io uso molto, però vabbè, insomma, sicuramente meglio dell'altra gonna, e quindi diciamo che stiamo migliorando. Il terzo posto in cui sono andata è un grande magazzino dell'usato che avevo portato già. Anche io ho trovato due paia di scarpe. Il primo paio di scarpe è questo. Sono delle scarpe basse, bassissime, non hanno praticamente tacco, praticamente nuove, eleganti, sono nere e rosse dietro con il laccetto qui, e secondo me le ho prese perché ho pensato che d'estate, sono scarpe estive e ho pensato che d'estate sono perfette se voglio mettermi un vestito magari carino, uscire fuori di sera, ma senza però usare i tacchi, perché insomma appunto con il mio problema a piede è un po' un problema per me usare dei tacchi troppo alti, e quindi questa è un'opzione valida secondo me se non si amano troppo i tacchi ma si vuole comunque avere un paio di scarpe eleganti. Queste le ho pagate 4,50. Il secondo paio di scarpe, che diciamo che è il mio paio di scarpe preferite di questa haul, sono queste scarpe patchwork. Guardate i colori, c'è anche un po' di velluto, sono anche poi in velluto a righe, a costine. Sono in buonissime condizioni, sono quasi nuove, c'è solo un graffietto qua. Mi piacciono tantissimo, sono il mio stile di scarpe. Sono un po' più care, le ho pagate 14,95, praticamente 15 euro. Però comunque questo è anche il prezzo che di solito pago per le scarpe online, che compro secondo seconda mano online. Quindi ho detto, voglio dire, anzi meglio così a livello sostenibile, perché me le prendo direttamente senza la spedizione. Contentissima delle scarpe. Poi ho trovato anche questo cardigan nero e grigio con questa fantasia. Io non sono proprio una persona che ama i cardigan, non li uso quasi mai praticamente, però appunto quando vedo una fantasia o un motivo che mi piace o anche un colore faccio un po' un'eccezione, e in questo caso ho fatto questa eccezione perché appunto, a parte il colore appunto nero e grigio che va praticamente con tutto, la fantasia, essendo così aperto qui davanti, mi permette di, con questa fantasia mi permette di appunto giocare, mettere qualcosa sotto che abbia una fantasia diversa, un motivo diverso, oppure come in questo caso un rosso, un colore forte, e secondo me sta benissimo, insomma è un pezzo che mi permette di giocare molto. Quindi questa l'avevo pagato 1,65. Un altro pezzo che ho trovato in questo grande magazzino sono questa gonna pantaloni di questo colore tipo rosso mattone, sembra arancio magari in un video, ma è un rosso mattone. Questa gonna pantaloni leggera, quindi molto adatta per la primavera, per l'estate. Anche qua ho fatto un po' un'eccezione, perché io da piccola mi costringevano a mettere le gonne pantalone e io le odiavo, non capivo il significato di questa, se è una gonna o se è un pantalone, voglio dire. Non, era una cosa ibrida che non mi piaceva per niente, quindi ho avuto un po' un trauma e non le ho più messe queste gonne pantaloni, finché ho trovato questa, l'ho provata e mi sono detto ok, posso provare a dare una seconda possibilità a questo strano capo gonna pantalone, e l'ho pagata 3,50 euro. Un altro capo che ho trovato sempre al mercatino dell'usato è questo maglione molto soffice, questo nuvoloso, come sembra una nuvola, questo maglione bianco. Non avevo maglioni bianchi e sembra molto carino. Quando l'ho messo ho avuto subito questa sensazione di un maglione vintage, anche se non so di che epoca, non c'è una marca in realtà, quindi ho preso questo maglione, anche questo a 3,50 euro. L'ultimo pezzo che ho trovato a questo grande magazzino dell'usato è questa giacchetta corta di jeans, che per me è carinissima, mi è piaciuta subito quando l'ho provata, ho detto questa sicuramente me la porto a casa, ha queste maniche un po' vintage, un po' a palloncino, questa, anche questo ha un tipo un'aria un po' vintage, è un pezzo super carino,
fatto molto bene e insomma questo mi è costato 5,50 euro. L'ultimo diciamo posto in cui sono andata è questo negozio vintage che si chiama Marbles Vintage qui ad Amsterdam, e hanno tipo tre negozi. Quel giorno io ho trovato tre pezzi di cui sono contentissima. Allora, ho trovato il primo pezzo, sono questi pantaloni a quadri, ancora una volta a quadri, marroni e neri, e sono molto contenta, sono eleganti, però hanno ancora quest'aria un po' vintage. Io adoro tutto quello che è a quadri. Come vi ho già detto, non avevo una cosa del genere a casa, non avevo niente di marrone a quadri, quindi ho deciso di prenderli. Questo è il pezzo che mi è costato di più in tutto il mese e mi è costato 19 euro. Stavo cercando un dolce vita rosso, io ho già un dolce vita rosso ma è troppo, mi sta troppo grande, e avevo bisogno di qualcosa che fosse un po' più stretto, perché a me piace poi metterci degli strati sopra, quindi se è una cosa troppo grande poi non funziona proprio benissimo. E quindi ho trovato questa cosa, ho trovato questo dolce vita di maglia con questi dettagli neri, queste strisce nere, questi dettagli neri, che è adorabile. Io adoro questo pezzo, secondo me è stato un grande ritrovamento. Sembra un po' una maglia di un supereroe, non lo so, mi dà questa sensazione. Questo pezzo l'ho pagato 15 euro. E poi l'ultimo pezzo, che poi è il mio preferito di tutto il mese, è questa camicia super vintage, non so di che anni, forse anni 70, con questi fronzoli sui polsi e sul collo, molto primaverile, questa fantasia a fiori, verde, diciamo beige, un po' azzurrina. Io adoro questo pezzo, sono contentissima di averlo trovato, e questo mi è costato 15 euro. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi interessa l'argomento di vestiti usati, vestiti sostenibili, styling, vi invito a iscrivervi al mio canale, a dare like al video, a lasciare un commento. Spero che stiate bene, mi raccomando, forza, che insomma prima o poi tutto ciò finirà, speriamo prima che poi, e nel frattempo vi abbraccio, vi mando un grande bacio e ci vediamo settimana prossima.